Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Signore, siamo qui davanti alla tua presenza viva e vera. Ti sei fatto pane, pane spezzato, pane condiviso. Vogliamo passare questa mezz'oretta insieme con te. Mettendo il nostro cuore qui davanti a te, la nostra persona, i nostri desideri, i nostri sogni, il desiderio della felicità, della pace, della serenità. Aiutaci a capire veramente che tu sei il pane che nutre. Sicura tu, al centro del mio cuore.
crucificato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore, l'unico sostegno tu, la stella polare tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Una lunga giornata, tanto grande e significativa come nessun'altra forse, ci ha condotto qui per contemplare il volto eucaristico di Cristo e vegliare con Lui. In questa vigilia della sua passione, questa mattina abbiamo celebrato nella cattedrale la messa crismale presieduta da nostro Vescovo Angelo, Epifania della Chiesa locale, in cui abbiamo fatto memoria dell'istituzione del sacerdozio ministeriale. Al calare del sole, nella nostra comunità parrocchiale, abbiamo celebrato la messa nella cena del Signore, durante la quale Gesù ci ha consegnato il comandamento nuovo dell'amore e si è offerto a noi nelle fragili specie del pane e del vino che ora adoriamo nell'Eucarestia. Vogliamo ora impegnarci a non avere gli occhi appesantiti dal sonno, come quelli di Pietro, Giacomo e Giovanni, per restare desti in un'atmosfera tutta contemplativa. I nostri sensi non riusciranno mai a comprendere in pienezza il mirabile mistero d'amore che ci sta dinanzi. Ringraziamo il Signore per essersi donato a noi in maniera totale e definitiva. Riconosciamolo vivo e presente in mezzo a noi, adesso, qui, e adoriamolo. Diciamo insieme: ti adoriamo, Signore Gesù. Siamo cercatori di Dio, cercatori e adoratori del volto di Dio. La sua presenza riempie la terra, la luce dei suoi occhi illumina ogni uomo, la sua parola di vita dona salvezza a chi gli va incontro con cuore rinnovato. Preghiamo insieme. Ti adoriamo. A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, o Signore. A tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, o Signore.
con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare. Cammina, o Signore, noi ti preghiamo. O Dio, tu sei la nostra casa, sei l'ospite dolce della nostra anima. Nessuno, se non tu, può abitare in fondo al nostro cuore, ma tu vuoi che siamo noi ad aprirti la porta, perché solo nella libertà di una nostra scelta tu puoi parlarci e guidarci. Ti chiediamo di aiutarci affinché tutte le nostre azioni e il nostro voler bene agli altri non siano mai un impedimento a te. O Signore, che vuoi abitare in fondo alla nostra anima, noi ti preghiamo. Signore Gesù, insegnaci a cercarti e mostrarti quando ti cerchiamo. Non possiamo cercarti se tu non ci insegni la via, né trovarti se tu non ci mostri il tuo volto. Che ciascuno ti cerchi desiderandoti, che ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Noi ti preghiamo.
L'unzione di Betania anticipa, tramite il gesto di Maria, sorella di Lazzaro, la sepoltura di Gesù. Il profumo offerto a Gesù nel corso del banchetto è l'omaggio reso a colui che è datore di vita. Secondo il Cantico dei Cantici, rappresenta l'amore che la sposa tributa allo sposo, l'amore fedele, autentico. Vengono unti i piedi di Gesù. L'omaggio si trasforma in servizio, segno di accoglienza. Anticipa la lavanda dei piedi che Gesù farà ai suoi nell'ultima cena e sarà norma della comunità come espressione dell'amore vicendevole. Il profumo, in luogo dell'acqua, identifica il servizio con l'amore. Questo amore che ha come fonte e centro Gesù riempie la casa, si estende a tutti e crea l'ambiente ideale per la vita della comunità. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si è dato ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciatela fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Signore Gesù, a casa di queste due sorelle, di questo tuo amico Lazzaro, tu ti riposavi. Ti prego, riposati nel nostro cuore. Fa che veramente il nostro cuore possa accoglierti, dove tu ti senti a casa tua. Entrando tu rendi ancora più bello il nostro cuore. E lì staremo insieme, come adesso, in questa intimità. E tu ti sentirai libero di parlarci,
di ridere, di giocare, di dirci l'amore che tu hai per noi, noi di dirti l'amore che abbiamo per te. Signore, fa che poi siamo come Maria, questa donna che ha saputo dare, offrirti quello che aveva di più bello, probabilmente i suoi capelli, versandoti questo profumo. Lei te l'ha sparso con i suoi capelli. Signore, che cosa siamo disposti a donarti? Signore, che cosa noi vogliamo dare per dire: tu sei quello che ci riempie, tu sei la nostra felicità, siamo pronti ad offrirti tutto. E questo profumo versato sui tuoi piedi, come ci ha detto nell'adorazione, è anche segno di servizio. Signore, fa che veramente noi possiamo servire e non farci servire. I tuoi piedi erano sempre impolverati, perché tu sei un Dio che cammina, sei un Dio che scende nei dirupi, sei un Dio che si abbassa nel fango e non hai paura. E quando tu vieni, quando questi tuoi piedi vengono e ci accolgono e ci prendono, bene, noi siamo contenti e vogliamo baciare questi piedi che non si sono fermati né davanti al nostro peccato né davanti alle nostre brutture, ma hanno camminato per cercarci. Cercatore dell'uomo, instancabile. Benedetti i piedi di Gesù, benedetti i piedi di coloro che hanno i tuoi piedi, che non si stancano di camminare e di portare verità, amabilità, misericordia, perdono, comunione, fraternità. Profumano questi piedi, anche se sono impolverati, anche se sono gonfi, profumano questi piedi, profumano d'amore. Ed essere il profumo di Cristo, il tuo profumo. Diciamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sui pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore. Se dovessi camminare
in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagna tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, buon pastore della Chiesa, che dopo averci fatto rinascere nell'acqua del battesimo, hai effuso su di noi con la santa unzione il dono del tuo spirito e sempre ci inviti alla tua mensa del tuo corpo e sangue. Guida il tuo gregge sui sentieri della vita, perché volgiamo sicuri i nostri passi verso la casa del Padre, per gustarvi in serena letizia una Pasqua di pace e di luce senza fine, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
due discepoli, ambigui e paurosi, chiedono esplicitamente e pubblicamente a Pilato il corpo di Gesù. Giuseppe d'Arimatea, discepolo per timore, e Nicodemo, il discepolo che andava da Gesù di notte. Nicodemo compera e porta una quantità di olio aromatici, soprattutto aloe, pari a 33 kg. Per molti questa abbondanza di profumi è il segno che per lui la sepoltura di Gesù è una sepoltura regale. La Pasqua comincia a produrre i suoi effetti. Due discepoli ambigui escono dalla loro ambiguità e arrivano a riconoscere pubblicamente Gesù e lo servono. Questo messaggio è per tutti noi che, uniti con il sacro crisma, olio profumato che viene da Cristo, nel battesimo e nella cresima, viviamo troppo spesso la nostra fede cristiana nell'ambiguità, senza venire allo scoperto. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con i teli, insieme agli aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Nicodemo era un uomo importante ai tempi di Gesù, aveva prestigio, eppure questo falegname di Nazareth lo metteva in crisi. Gesù, tu metti tutti in crisi. E fai bene. Perché la crisi aiuta a crescere. E allora ecco che Nicodemo si sente in crisi, perché avverte che tu, quando parli, gli scuoti il cuore, gli fai vedere in fondo al suo cuore la verità che c'è e che lui non vuole vedere, però ha paura di manifestarsi, ha paura di venire a parlare con te alla luce del giorno, ha molto in considerazione il rispetto umano, i suoi colleghi, i suoi amici, che cosa diranno, che cosa potranno pensare, che sto cambiando mentalità, che forse
sto diventando anch'io discepolo di questo falegname. E allora Nicodemo preferisce andare di notte, preferisce non far dispiacere i suoi compagni, i suoi amici, i suoi colleghi, coloro che praticava, e va di notte a parlare con Gesù. E Gesù gli dirà una cosa molto importante e fondamentale: bisogna rinascere di nuovo. Signore, ma com'è possibile? Io sono vecchio, com'è possibile rinascere di nuovo, entrare nel grembo della propria madre e poi rinascere? Ma quello che è carne, dirà Gesù. Bisogna rinascere nello spirito, bisogna essere persone nuove. E allora, Signore, oggi qua te lo chiediamo. Ognuno di noi ha la sua vita. Molte volte abbiamo paura di professarci cristiani sull'ambiente di lavoro, a scuola, fra gli amici, nella società. Diciamo che abbiamo una fede, ma è nostra, dentro al cuore. E abbiamo paura di dirci invece tuoi discepoli, apertamente, alla luce del sole, perché a volte non conviene, perché a volte sappiamo che se veramente diciamo di essere tuoi discepoli, di fare la tua volontà, di voler fare la tua volontà, bisogna pagare un prezzo. Forse è l'allontanamento dai nostri amici, cioè i nostri amici ci allontanano perché la verità ormai fa parte di noi, il compromesso non lo accettiamo più, l'egoismo lo sentiamo come un'avversione, sentiamo il desiderio forte di amare l'altro, non per simpatia adesso, non per convenienza, per compiacenza, perché mi deve fare qualcosa, perché, ma amare l'altro come è, al di là del ruolo, del ceto sociale, dell'essere il padrone e il servo. E forse a volte non conviene. Allora ecco la crisi, benedetta crisi. Però ringraziamo Dio, poi Nicodemo capisce e preferisce lasciare i suoi colleghi, i suoi amici, una mentalità ipocrita, e viene allo scoperto. Signore, facci uscire fuori da noi stessi, da quella parte ipocrita di noi che dice di seguirti, ma la vita dice tutto l'opposto. Vorremmo, ma ci teniamo più per il rispetto umano dei nostri amici. E allora viviamo sempre una vita a metà. Voliamo basso, come dice qualcuno, mentre tu ci chiedi di volare in alto. Fa che siamo coerenti con la nostra fede e possiamo mostrarla come si mostra la luce durante la notte. Ecco, possiamo veramente illuminare di quella luce che tu ci fai sentire, ci fai provare, ci fai vedere.
scrive Sant'Ambrogio, cerca di penetrare il senso della povertà di Cristo se vuoi essere ricco. Cerca di penetrare il senso della sua debolezza se vuoi ottenere la salute. Cerca di penetrare il senso della sua croce se non vuoi provare confusione. Il senso della sua ferita se vuoi sanare le tue. Il senso della sua morte se vuoi guadagnare la vita eterna. Il senso della sua sepoltura se vuoi trovare la resurrezione. Il momento della sepoltura di Gesù è una scena nuziale. Gesù dona tutto se stesso alla sua sposa, alla Chiesa, e con essa all'umanità. Nicodemo, il cui nome significa vincitore del popolo, è entrato nel mistero d'amore, contemplando il trafitto. Rispondere all'amore di Gesù con un gesto d'amore, analogo a quello della donna di Betania che profuma Gesù.
Possiamo dire che Nicodemo, entrando nella ferita di Gesù crocifisso, può veramente rinascere dall'alto e aprirsi all'altro. Nicodemo tace, prima interrogava, chiedeva, discuteva, si giustificava, ora no. Adesso parla solo con il suo gesto, offre 100 libbre, circa 33 kg di profumo. Che spropositata quantità di aromi, che amore senza misura. Le sue mani non sono più perse in direzioni diverse o pronte a mettersi sulla difensiva. Ora accolgono e versano profumo. Quel corpo trafitto, espressione dell'amore di Dio, viene consacrato dal gesto di unzione con il profumo. Viene riconosciuto da Nicodemo come il Cristo, unto del Signore, il Messia. Da notare come il profumo rappresenti l'amore, in quanto per sua natura si consuma, per sua natura si dona e impregna tutto della sua essenza. Come dice il Cantico dei Cantici, profumo d'infuso è il tuo nome. Quindi l'abbondante quantità di profumo offerta da Nicodemo è la congruente risposta all'amore sovrabbondante di Dio. Così tutte le vocazioni nascono nella Chiesa perché si fa esperienza di questo amore spropositato di Dio. Un giorno Lui ci ha visti, ci ha raggiunto, ci ha chiamato alla vita, al matrimonio, al sacerdozio, alla vita consacrata, alla missione, alla testimonianza. Adoriamo il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, Signore Gesù. A te rivolgiamo il nostro cuore ed eleviamo lo sguardo. A te che hanno trafitto e innalzato da terra. Diciamo insieme: noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Verbo di Dio, olio dell'unzione, il tuo nome è profumo che espande. Noi ti adoriamo. Nicodemo ti offre l'olio profumato, il discepolo ti vende per 30 denari. Il dottore della legge ti conosce come re e signore, il discepolo spera da te suo maestro. Noi. La peccatrice ti lava i piedi e li bacia, tu lavi i piedi al discepolo che con un bacio ti tradisce. Signore nostro Dio, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie per il dono di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. A noi, figli dell'olio, consacrati con l'unzione, perché portiamo lieti annunzi ai poveri, la corona dei fiori si addice più della cenere, il profumo più dell'abito di lutto e il canto di lode più del cuore mesto. Preservaci, o Padre, dall'errore di Giuda, il quale, insensibile al profumo di nardo, avverte solo il tintinnare dei soldi e invece che percepire la lucentezza dell'olio si lascia sedurre dallo scintillio dell'argento. Concedi, o Padre, che rinvigoriti dal tuo spirito di santità, diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo. A te la lode e la gloria della Chiesa e dal creato per tutti i secoli dei secoli.
Dall'esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani, mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenire a un popolo. Benedetto XVI ha detto che chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio e che l'amore è in fondo l'unica luce che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire. Pertanto, quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l'intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell'amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l'altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conseguenza di ciò, se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. L'impegno dell'evangelizzazione arricchisce la mente e il cuore, ci apre orizzonti spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l'azione dello Spirito, ci fa uscire dai nostri schemi spirituali limitati. Questa apertura del cuore è fonte di felicità, perché sì, perché si è più beati nel dare che nel ricevere. Non si vive meglio fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisione. Se si resiste a dare, se ci si rinchiude nella comodità, ciò non è altro che un lento suicidio. È bello essere popolo fedele di Dio e acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi. Diciamo insieme, apri il nostro cuore, apri il nostro. Siamo davanti a te, Signore, chiamati per ascoltare le tue parole di vita. Apri. Siamo davanti a te, amico dei semplici, per incontrarti nella delicatezza della tua presenza discreta. Siamo davanti a te, Signore del tempo, per riscoprire in te il senso del nostro andare. Siamo davanti a te, Padre di tutti, per accogliere docilmente il tuo amore per noi. Siamo davanti a te, Maestro buono, per lasciarci orientare dalla tua voce. Apri il nostro cuore. Siamo davanti a te nell'unica certezza di essere amati. Attiraci. Thank you.
Signore Gesù, ci vogliamo unire a Te nell'amore più puro, perché la costruzione del Tuo regno divenga la nostra passione. Aiutaci ed esaudiscici ed esaudisci le nostre preghiere. Diciamo insieme: Signore, eterno Sacerdote, ascoltaci. Padre Santo, ci hai dato il Tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime. Assisti il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, i nostri sacerdoti, tutti i sacerdoti, i diaconi e le comunità che hai loro affidato, perché non manchi al gregge la sollecitudine dei pastori e al pastore la docilità del gregge. Noi Ti preghiamo, Signore eterno Sacerdote, conferma nella vocazione i religiosi, le religiose e tutti i consacrati che hanno lasciato tutto per seguire il Cristo Tuo Figlio. Fa che siano un Vangelo vivente sulle strade del mondo e una prova autentica della santità della Chiesa. Noi Ti preghiamo. Per i giovani candidati all'ordine sacro, per quanti riceveranno il dono del diaconato e del presbiterato, preghiamo anche per il novello diacono, che tra qualche mese sarà sacerdote, Luigi Silvestre, la gioia
nella comunità di Casandrino, per questo giovane che si appresta a diventare un uomo di Dio. Per tutti i seminaristi e quanti udranno il tuo invito a seguirti più da vicino nella professione dei consigli evangelici, affinché aprano il loro cuore alla tua voce amica che li chiama, siano animati dal tuo spirito di discernimento e scoprano la bellezza e la grandezza della vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Noi ti preghiamo. Per tutti i membri del popolo di Dio, perché ciascuno sia fedele alla propria vocazione e si faccia promotore di tutte le vocazioni con la preghiera e l'azione, noi ti preghiamo. Perché l'attento ascolto della tua parola nella liturgia e nella preghiera comunitaria e personale sia il luogo in cui ciascuno scopre ed accoglie il progetto di Dio nella sua vita. Noi ti preghiamo. Dona a tutti i laici di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore, perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia e nella fraternità e nella pace. Noi ti preghiamo. Perché il tuo Santo Spirito, fonte di ogni dono, ispiri ai cristiani e specialmente ai giovani il desiderio di dedicarsi in maniera definitiva e radicale alla causa del Vangelo. Noi ti preghiamo. E adesso tutti quanti insieme diciamo: Padre nostro, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Signore Gesù, tu ci hai chiamati a seguirti per portare a tutti gli uomini il Vangelo della salvezza. Noi vogliamo rinnovare davanti a te la nostra disponibilità. Tu doni la grazia di perseverare. Ti preghiamo, conservaci nel tuo amore, ora e per tutti i giorni della nostra vita. Tu sei Dio e vivi e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso vi sarà dato un piccolo segno. È un po' di pane. Siamo stati un po' tirchi. Pensavamo che c'erano poche persone e allora forse non ce la faremo, però Gesù stasera ha spezzato il pane della condivisione. Allora noi faremo così: il sacerdote darà il pane, ma se c'è qualcuno che gli manca il pane, prima di andare via uno lo spezza con un altro, e coloro invece che ce l'hanno intero lo spezzeranno a casa con gli altri. Va bene? Cerchiamo di andarcene tutti quanti con il pane. Se poi qualcuno ha la pagnotta intera, la porta a casa. Don Antonio, passate per, dopo avervi dato questo piccolo segno, dove noi siamo pane spezzato come Gesù, questo vuole dire il segno, facciamoci pane per gli altri, partendo da casa nostra, fino alla fine del mondo. Se noi veramente riusciamo a spezzare la nostra vita come il pane per l'altro, per condividere, il mondo si salverà.
Poi dopo faremo un bellissimo canto di ringraziamento a Gesù. E poi la santa benedizione. Chi vuole restare ancora può restare. Chiuderemo a mezzanotte. Chi deve andare vada in pace. Nel frattempo della distribuzione ascolteremo questo bellissimo canto di ringraziamento al Signore, molto bello. Approfitto per dire che noi ogni lunedì, tranne il lunedì adesso di Pasquetta, perché così, noi facciamo l'adorazione eucaristica, che è molto bella, dalle 8 alle 9, animata dai canti con Gesù sacramentato. Ecco, siete tutti quanti invitati. Dopo la messa è il momento più bello di questa parrocchia. Questo non lo dovete mangiare adesso, ve lo porterete a casa. A casa ci mettete anche qualcosa in mezzo. Riusciti tutti, così è stato moltiplicato i pani e i pesci, vedete? Allora è importante, perché se pensate veramente alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, oddio, Gesù è Gesù, però il poco riesce e la condivisione riesce a sfamare tutti. Allora ringraziamo il Signore per questo bellissimo, bellissimo momento di adorazione. Qualcuno che è venuto nuovo, cioè da poco,
non stiamo davanti al sepolcro, qui non c'è Gesù morto, qui c'è Gesù fatto pane, e il segno che vi è stato dato è questo: Gesù si è fatto pane, ha condiviso questo amore, mi faccio pane per te. Tu devi dire nella tua vita al tuo prossimo, specialmente a quello che ti è antipatico o il più povero: mi faccio pane per te. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, vi faccio sapere solo questo. Noi a mezzanotte chiudiamo il portone, ma ci sono alcune persone che restano in adorazione tutta la notte. Se qualcuno vuole restare, ecco, lo faccia sapere. A mezzanotte però chiudiamo le porte. Andate in pace. Buon e santo Triduo Pasquale.